Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi farò vedere come ho cercato di aggiustare il mio Raymarin C70 che è montato nel mio zaffiro. Bene, mi trovo qua adesso in barca e lo smonterò intanto, quindi farò che si toglie prima il coperchio. Ci sono le viti all'interno, l'ho visto già da sotto. Andiamo piano piano senza romperlo. La card non c'è. Bene, cominciamo col vedere intanto la facciata principale, che io ho già smontato dalla barca, quindi è già tolta. Ok, ma se volete praticamente è incastrata da questo lato e potete sollevarla dai laterali piano piano, ma vi consiglio di togliere prima la parte superiore e fare in questa maniera lateralmente e poi sfilarlo leggermente da sotto, perché io non mi ero accorto che sotto i ganci sono un po' più lunghi e si sono un pochettino rovinati. Comunque, andiamo alla facciata principale, che è questa qui. Di solito, allora, questo navigatore praticamente non si accende lo schermo, si accende e poi si spegne, quindi probabilmente ci vorrà lo schermo sostituito, però non è detto, perché potrebbe anche pure essere che c'è qua dietro una scheda video attaccata in un modo che potrebbe dare dei problemi. Quindi intanto noi lo dobbiamo smontare tutto e cominciamo con tutte le viti qua attorno. Questa piastra che sto togliendo praticamente è la piastra che protegge lo strumento dall'acqua, quindi è una cosa molto importante. Mi recupero un recipiente per mettergli tutte le viti quando lo trovo. Quindi, piano piano, andiamo a sollevare. Eccola, la mettiamo con le altre cose, qualcosa di pulito qui. Sono sempre incasinato in questa scrivania. Ok, quindi siamo adesso nella parte principale dove c'è questa guarnizione. Questa è proprio tutta una guarnizione. Siamo attenti perché
si rompe questa è finita, però vedo che è fatta di materiale veramente molto importante. Ok, e la mettiamo qua. Adesso qui togliamo il coprivetro che poi puliremo molto molto bene. Aggiungiamo qui fare questo. Lo schermo nostro mi sembra ben saldo, quasi muove un poco ed è questo, diciamo, di più il problema. Quindi lo mettiamo dall'altro lato. E andiamo a vedere un attimo la nostra scheda video. Che è qua sotto, e sto vedendo che già è, tra l'altro, è incollata con un po' di colla a caldo. Ma noi facciamo una bellissima cosa: lo smontiamo comunque, togliamo le viti. Solo questa vite ci dovrebbe essere, ci sono questi gancetti da fare attenzione perché, come dicevo, è molto vecchio, ha almeno 15 anni il navigatore, però è ancora un ottimo navigatore perché comunque ha l'attacco per il radar questo è l'attacco per il radar. C'ha la possibilità di mettere una rete Nemea, ha due Seatalk, quindi diciamo che è sicuramente non è un navigatore scarso. Questo lo appoggiamo un attimo qua. Dobbiamo fare anche attenzione perché queste sono le connessioni all'altra scheda e controllare che queste siano a posto, ma non ne hanno problemi. Quindi andiamo avanti e andiamo a togliere. Dobbiamo controllare anche questa connessione qui. Ok, questo è il processore principale. Qui ci sono questa e questa che sono le connessioni all'altra scheda. E questo è alla scheda dei tasti. Questa è la connessione alla scheda video. Quindi sganciamo questa. Lo faccio ve lo zoomo un attimo perché secondo me non si vede tanto bene. Ecco, io ho sollevato questo pin qua, vedi che poi va, si abbassa, l'ho sollevato e quindi lo posso sganciare facilmente. Ok? Stessa cosa per la connessione alla scheda video. Quindi lo faccio vedere un attimo così, vediamo se si vede meglio. Bisogna andarci eventualmente con le mani, intanto ecco, avete con l'unghio del pollice sollevate questa linguetta e si può sganciare. Molto delicatamente facciamo attenzione. Piano piano, senza premura. Ok, e già qua c'è. Se vedete bene, ma credo che forse non ha importanza, vedete che c'è questa
leggera, secondo me, un po' di corrosione. E scolleghiamo questi che sono i cavi della lampada dello schermo. E andiamo a cercare se ci sono viti di connessione di blocco di questa scheda, ma invece vedo solamente che ci sono ganci. Diciamo che se vedete bene, allarghiamo questi due e intanto la stacchiamo da questo lato. Poi andiamo qui, sempre in sequenza. Andiamo qui e questa è per l'ultimo. E la stacchiamo definitivamente. Ok? Occhio per queste cose perché sono, come vi ho detto, molto fragili. Se le rompiamo, poi lei non sta più ferma. Vedete? Qui controlliamo questo e questa qui, e sono le connessioni, la connessione alla scheda che carica le mappe. Ma mi sembrano tutto ok. Bene, adesso siamo arrivati alla nostra bellissima scheda video. E vediamo un attimo che qui c'è messa la colla a caldo. E quindi sembra tutto ok. Ma a che è smontato ormai, io toglierei questa colla un attimo e vorrei fare una piccola modifica con una piastrettina che la tiene più ferma possibile. Poi, ahimè, purtroppo dobbiamo fare delle prove, quindi rimontiamo il tutto. Qua andiamo a sganciare delicatamente la scheda, ok, e anche di qua. Ma per come lo sto trovando, secondo me è lo schermo che non va, o è lo schermo o sono i trasformatori della lampada che non ce la fanno, e lì diciamo che secondo me vale la pena. Esatto, quindi vediamo che c'è. Questa è la scheda, la connessione e l'altra connessione. Sembra tutto ok. Sembra tutto ok. Quindi io vorrei provare a smontare lo schermo, vedere se c'è qualche cosa che non mi convince, però mi sa che devo cambiare lo schermo. Facciamo che lo togliamo. Onestamente sembra dall'esterno che è tutto ok.
possiamo fare altro che al momento rimontarlo, fare questa piastra che ora vi farò vedere e provare a vedere se lui parte. Qua sullo schermo volevo mettere un attimo, se è possibile, un qualcosa per tenerlo sicuramente più fermo possibile. Perché qui c'è solamente questo che lo tiene fermo e sarebbe ottimo andare a mettere dei spessori di pastice, di qualcosa che lo tengono realmente abbastanza fermo, perché questa connessione qua deve stare molto molto ferma. E quindi io qui volevo fare come ho fatto qualcuno, ho visto, di mettere una piastra e gli faccio dei forellini. Quindi tolgo di nuovo schermo. Ricordandoci sempre che accanto c'è questo, quindi di fare molta attenzione, perché dove c'è questo qui noi ci dobbiamo spostare leggermente anche di 2 mm, così ci dobbiamo ricordare che c'è questo spessore qui, questo spessore, e che combacia con questo, e quindi col forellino ci spostiamo un po' più laterale. Bene, quindi faccio vedere un attimo. Fatto due fori qui e io ho messo queste due viti piccolissime. Ovviamente mi sono preparato prima questa piastra con le due viti, l'ho rimessa qui, io ho fatto i segnali, io ho fatto i fori, le ho avvitate. E avvitate, avvitate, così possono scorrere in questa piastra di PVC. E ho messo delle altre qui per portarle fino un po' più avvitate, così che dall'altro lato le ho tagliate, perché comunque non devono fare spessore, perché giusto giusto questa qui va a finire su questo, come vi ho detto, su questo cerchietto che va a prendere questo componente qui. Quindi dobbiamo cercare di farla più piatta, quindi l'avvito da dietro di più, l'ho tagliata con la tronchesi e adesso le andrò a svitare utilizzando ovviamente queste qui. Questo non è altro, sapete, che il tappo dei quadri elettrici quando ci sono più moduli, poi c'è lo spazietto che rimane e vanno inseriti questi copri foro. Ok, li ho presi da là, l'ho ritagliato perché è un materiale che è abbastanza duro, rigido, però è PVC ed è forabile io l'ho forato con il chiodo riscaldato con l'accendino. Andremo intanto a montare lo schermo, perché per primo va montato lo schermo. Come diciamo accortezza, secondo il mio parere, per tenere fermo lo schermo, perché secondo me il primo problema di questo navigatore è che
Lo schermo si muove, non è ben saldo, è fermo. Quindi muovendosi, ve lo spiego un po' più visivamente. Muovendosi, la connessione che c'è sulla scheda video, diciamo che trasla un poco e quindi possibilmente dovrebbe avere questo problema. Quindi io che cosa ho pensato? Di bloccarlo in qualche modo. Il modo, l'unico che sono riuscito a trovare è non mi dite parolacce, è questo, no, non c'ho altri metodi. Stavo cercando io quel mastice che si mette sotto i lavandini, ma come ogni cosa che conservo non la riesco mai a trovare poi dopo un po' di tempo. Quindi io direi di mettere qualcosa qui. E vediamo che succede. È una prova che sto facendo, non posso fare altro. Quindi la tagliamo in due, anzi la tagliamo un pezzettino. Non mi dite parolacce. E andiamo a mettere, ovviamente lo solleviamo un attimo. Così, ed andiamo a mettere nella base, perché secondo me è l'unico posto dove lo possiamo andare a mettere, che sono questi due angoli dove c'è questo spaziettino. Uno e due. Dovrebbe reggersi in modo molto fermo. Credo, è una prova. Ok, reinseriamo, ecco, le lampade e reinseriamo il tutto se possibile, ecco, leggermente un po' forzato, quindi è una cosa assolutamente a favore nostro, quindi significa che sta funzionando, quindi. Spostiamo di qua, questo io lo faccio inserire bello, bello stretto stretto, spingiamo da qui e lui entra bello fermissimo. Così è sicuramente fermissimo. Adesso, come abbiamo fatto poco fa, facciamo che questo fermo gli mettiamo lo spessorino, ovvero un pezzettino di gancio che si è rotto da prima, quando abbiamo tolto la parte davanti. Ecco, così lui sta veramente perfettamente bloccato. Giriamo il tutto, poi vediamo, prendo una pezzina di queste degli occhiali e pulisco lo schermo. Adesso ovviamente io non ho, qua ci vorrebbe un tappetino bello pulito, però io non ho attrezzatura da elettrotecnico perché non sono un elettrotecnico. Quindi facciamo che reinseriamo il tutto facendo attenzione. E qui ci dovrebbe essere un fermicello che non vedo.
finché così dovrebbe andare bene. E adesso ci mettiamo questo fermo che ho fatto, sempre in plastica. Ovviamente dobbiamo farlo in plastica perché non deve creare situazioni di corto, anche se la schedina, diciamo, è schermata e comunque c'ha dei pin che non lo permetterebbero. Bene, più di provare non possiamo fare. Ok, e siamo pronti. Adesso, come vedete, io ho messo dove c'è l'alimentazione queste due gommine, perché andrò a mettere, no, non ho il cavo di connessione, andrò a mettere diciamo due fili a dargli alimentazione e proviamo. Bene, come vi ho detto, ho collegato due fili all'alimentazione, quindi guardandolo da dietro abbiamo il positivo da questo lato sinistro e il negativo da questo lato. Il pin di sotto sarà, diciamo, una massa dispersiva che al momento non ci interessa, quindi adesso andremo a provare l'accensione. Ho rimesso di nuovo il paraschermo, che okay, vedete se è inserito correttamente di sotto e di sopra. Comunque, perfetto, adesso proviamo se accende. Eccolo qua. Perfetto. Alla grande. Ok, perfetto. Bene, adesso andiamo a staccare questi due connettori che avevo fatto praticamente con le guaine dei fili da 2,5. Quelli, diciamo, per l'alimentazione di casa, tutte cose improvvisate, no? E andiamo a rimontare il coperchio posteriore. Assicuriamoci che questa guarnizione di dietro chiuda bene, che è importante, anche se questo io ce l'ho nella barca a incastro, ecco, sistemo meglio questa qui che era un po' rientrata, anche se diciamo io questa ce l'ho all'interno perché è incassato diciamo nella barca. Questa guarnizione è meglio tenerla bella sistemata e pulita, quindi adesso io ho pulito tutto e andremo a chiudere il tutto.
così. Lo mettiamo così perché sennò il vetrino che c'è di fronte lo schermo cade, quindi lui deve stare sempre coricato così. Lo tagliamo da qua, sennò cade. Se non cade questo controvetrino che c'è per proteggere lo schermo, quindi lo teniamo da qui. Perfetto, qua è ben chiuso e lo corichiamo, lo mettiamo così a rimontare, diciamo, tutte le viti. Vi ringrazio per la visione, se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo a un prossimo video.